direttamente di questa cosa che mi hai detto che fai con le Pussy Riot. Beh, io sono un'attivista, oltre ad essere un'artista. Sono un'attivista quando avevo 15 anni, quindi in realtà è una cosa che è nata proprio con me. E ora, più che mai, il mio attivismo, che ovviamente io sposo molte teorie femministe, sono femminista, quindi ho anche, diciamo, nel mio background teorico molti studi di questo tipo. E adesso sono molto incentrata come attivista sulla grande problematica della white supremacy. Quindi lavoro molto soprattutto negli States con gruppi come Black Lives Matter, i Black Panthers, i Young Lords, questo tipo di attivisti che cercano di trovare alla fine quello che credo che ogni attivista voglia, cioè un sistema egualitario, no? Di diritti e di opportunità, e soprattutto di fermare questa violenza incredibile da parte della polizia. E, ovviamente in Russia c'è tantissimo da discutere sopra la violenza anche proprio del sistema, e da sempre ho apprezzato altri attivisti che utilizzassero i linguaggi comunque dell'arte, che fossero la musica, il teatro o l'arte visiva, non importava. E dunque Marinella Senatore e Pussy Riot sarà un binomio che avrà luogo in Sudafrica. Tra l'altro, perché in un territorio molto nuovo e molto bello da esplorare, dove il sistema dell'arte si sta costruendo, quindi c'è ancora spazio per tantissime cose, nuove fondazioni, nuovi musei si stanno proprio costruendosi, e quindi sono anche molto attenti alle varie modalità, no, di engagement degli artisti, e anche non solo degli artisti, ma dei pensatori, dei curatori e di figure che sono all'atere dell'arte, ma che sono comunque importantissime, di grande ispirazione, perché ormai l'attivismo e l'arte contemporanea in alcuni momenti si sovrappone, in alcune figure addirittura si identificano. E quindi faremo un progetto, loro faranno una residenza insieme a me di un mese in Sudafrica, staremo insieme e lavoreremo ad un progetto che sicuramente sarà super eccitante. Ma per me era anche una cosa importante portarle in un territorio così nuovo per loro e fargli avere una lettura, fargli fare una lettura di un territorio come quello del Sudafrica. In particolare saremo a Cape Town, ma gireremo tutto il Sudafrica. E non ti nascondo che anche dopo gli ultimi fatti, soprattutto dopo il loro blitz all'interno del campo nella finale della Coppa del Mondo, loro sono entrate vestite da poliziotti russi. Non so come abbiano fatto a scardinare la sicurezza del campo di calcio, e si sono fatti svariate settimane di prigione. E quindi quando le ho avvicinate, erano provatissime dalla prigione, ovviamente. Non hanno fatto come diciamo, le fondatrici 2 anni, ma anche un mese lì è tremendo. In generale è tremenda la prigione. Per chi contesta il sistema vigente in Russia è particolarmente duro, accadono delle cose che non dovrebbero accadere, eccetera, eccetera. Quindi le ho viste tanto provate e ho pensato che fosse veramente una buona idea farle uscire dalla Russia in questo momento. E loro hanno accettato, ma in maniera entusiasta. Allora adesso sono attiviste molto impegnate. In realtà l'arte contemporanea cerca di inglobarle un po', no? Quindi partecipano a panel, discussioni, conferenze, ma fanno anche degli artworks, e ovviamente c'è sempre la musica punk, che è la loro origine, no? A livello artistico. E secondo me sarà un fatto storico, cioè le Pussy Riot dalla Russia in Sudafrica a leggere un territorio così diverso, e a darne un'interpretazione e a creare delle cose. Anche loro sono molto aperti a lavorare con le comunità, eccetera. Quindi sono di quegli attivisti che sento molto vicini, non solo perché c'è questa base femminista molto forte, perché fondamentalmente c'è una
forte dittatura intellettuale che limita le libertà nel paese, nel loro paese di origine, ma anche perché hanno questa apertura alle comunità molto generosa, molto bella, e quindi pensavo fosse perfetto per noi. Infatti hanno accettato immediatamente con una grande gioia, e praticamente il giorno dopo se sono usciti dal carcere già li abbiamo contattati immediatamente, sono state super carine e hanno voglia di vedere il mondo, di esplorare il mondo e di poter dare un contributo. Questa è una generosità che quando io non trovo nell'arte, per esempio, mi intristisce molto, o quando non la trovo in generale nel mondo della cultura, e molto spesso la trovo nell'attivismo invece. Ecco perché io non ho mai smesso di esserlo, perché è un lato, è un approccio alla vita e al mondo che a me interessa molto. Quindi vedremo cosa accadrà adesso a novembre, questo accadrà, e vedremo, insomma. Marilyn, ascolta, in un momento storico così difficile anche per il nostro paese, certo, non pensi che forse l'arte non sia, perlomeno l'arte di cui stiamo parlando noi, quella che si fa carico anche delle questioni sociali, eccetera, non pensi che in questo momento sia completamente, come dicono gli inglesi, disengaged, stia un po' alla finestra a guardare senza prendere posizione? Come mai succede questo? Come mai gli intellettuali e anche l'arte sembra quasi abbia timore di prendere parola? Esattamente come dici tu. Tra l'altro sono stata intervistata parecchie volte in queste settimane rispetto a questo, perché invece è notorio che io prendo invece molto posizione e a volte, se lo fa una donna, è quasi sconveniente farlo, perché non è vero che certe cose si sono superate, non è vero assolutamente, quindi dovremmo partire da molto lontano. Comunque, io trovo che ci sia una grandissima codardia da parte degli artisti, ma anche una grandissima paura, e questo credo che vada un po' spiegato, non detto superficialmente. Purtroppo il nostro paese non è un paese che dà l'idea, e neanche praticamente dà gli strumenti affinché l'arte sia parte della società. Noi siamo un paese tra i pochissimi che non ha una posizione fiscale come artista, non abbiamo un albo o qualcosa del genere come altri professionisti hanno, non abbiamo dei sussidi come per esempio l'intermittenza o quello che fa la Maison des Artistes in Francia, con tutte i pro e contro di questi sistemi, però comunque sono sistemi di sostegno e di supporto. Abbiamo qualche premio, pochissimo rispetto all'estero, non siamo minimamente comparabili all'Olanda o ai paesi scandinavi, e neanche all'Inghilterra in realtà. E basti pensare appunto che non c'è una posizione fiscale, non c'è una sorta di cassa di lavoratori, cioè è proprio non considerata una professione. E questo lo vivo perché io ho deciso proprio politicamente di versare i miei contributi nel mio paese e so benissimo com'è la situazione. Allora, un paese che dà questo tipo di servizio, e non lo dà da adesso, ma lo dà da tanto tempo, da sempre probabilmente, non lo so, ma sicuramente dalla mia generazione sì. Allora, uno che immagina l'estero di amo, perché gli artisti all'estero italiani non funzionano, cioè davvero non hanno le capacità, non hanno i presupposti per essere competitivi su un mercato internazionale. Non è nuova questa frase, io l'ho dichiarata spesso nelle interviste. Un molto riconosciuto gallerista americano, durante una cena, mi disse una cosa che mi sconvolse, la trovai veramente molto brutta, però ne capì il senso. Lui mi disse: gli artisti italiani valgono tantissimo, ma da morti. E se ci pensi, i nostri grandi maestri valgono miliardi nelle aste, già solo nelle aste. E adesso con le States di Carol Ram, Maria Lai, cioè veramente le gallerie si contendono queste States.
cosa accade con gli artisti mid-career o addirittura giovani che sanno all'estero che non c'è un sostegno, che devono investire la qualunque negli artisti nostri, e quindi è molto difficile riuscire a varcare la soglia e a convincere, cioè o hai un lavoro veramente fortissimo o sei appoggiato già da situazioni di collezionismo, di mecenate o di quello che vuoi tu, o è veramente molto molto difficile. Si può emigrare all'estero, ma ho vissuto in tutto il mondo praticamente. Ti posso dire che per esempio Berlino, considerato praticamente dagli italiani la mecca dell'arte, cioè gli italiani che lavorano con gallerie berlinesi si contano su una mano, non due, una. E questo è in rapporto a quanti artisti italiani ci sono sul territorio, è agghiacciante e dice molto in realtà della situazione. Quindi tutta questa insicurezza è ovvio che generi una grande paura negli artisti. Io sono anche docente, quindi quando parlo ai miei studenti, cioè non hanno la minima idea di dove cominciare, non conoscono neanche le residenze, non sanno che ci sono degli stratagemmi per cominciare, anche se non hai un'economia forte alle spalle, ma ci sono dei modi per cominciare a lavorare. E invece cominci dall'ABC, e questo è un altro settore sbagliatissimo, cioè l'insegnamento artistico. Da chi è fatto l'insegnamento artistico? Cioè io come artista, professionista che lavora veramente tutti i giorni, mi trovo a non poter insegnare in Italia perché non ci sono le condizioni che mi permettono di poter fare la mia professione al tempo stesso di insegnare e dare la mia esperienza reale e immediata ai miei ragazzi, mentre invece insegno nelle università americane, nel NYU, in tutto il mondo praticamente le ho fatte, insegno in Finlandia, cioè insegno in posti dove si richiede moltissimo l'esperienza reale di chi fa di questo un mestiere e che trasmette ai ragazzi che questo è un mestiere e che quindi possa anche dare dei canali per cominciare, no? E questo è un problema enorme dell'insegnamento artistico in Italia. Quindi metti queste due cose di cui ti parlo, che sono abbastanza agghiaccianti se ci pensi, nel 2018, e in un paese che è fondato sull'arte, ma ahimè sempre l'arte antica, che neanche sappiamo custodire bene, vedersi il caso Pompei, e comunque non dà veramente delle chiavi di lettura e pratiche, perché se non incontri un artista, se non ci parli, se non lo riempi di domande, è difficile sapere come muoversi. Poi c'è la grande pressione del mercato. Ci sono molte collezioni e collezionisti che non vogliono che tu parli di politica o di sistemi sociali, e il mercato a volte sembra andare completamente nella direzione opposta della vita reale, di tutti i giorni, quella per la strada. Questi sono altre problematiche, perché magari anche artisti in gamba non vogliono comunque perdere le vendite o magari le gallerie con cui lavorano, cioè hanno inventato una formula che funziona e non sono minimamente dentro al dibattito culturale e sociale, che è obbligatorio per tutti, ormai è mandatorio non solo per noi che facciamo cultura, ma per chiunque, per un artigiano, per uno scolaro, per un docente. Cioè, come si fa oggigiorno ad evitare di parlare del mondo? Quindi noi, in quanto noi artisti, in quanto professionisti che facciamo un lavoro, perché il nostro è un lavoro, dobbiamo assolutamente, urgentemente prendere coscienza di questo, e non del fatto che la nostra parola vale più della parola di un carpenter o di un falegname o di un docente. Non è questo, non è che la nostra parola, in quanto noi maneggiamo la cultura, a volte l'estetica, la bellezza, cose teoriche a volte super interessanti, valga di più. Non è questo, noi non valiamo di più, noi non possiamo dare soluzioni, possiamo istigare visioni, possiamo suggerire visioni. Se non lo facciamo,
è un grande demerito come cittadini innanzitutto. E che questo poi sia aggravato dal fatto che lavori nella cultura, lavori col pensiero, è ancora peggio. E non perché io come artista ho sempre sentito la spinta naturale a lavorare su problematiche sociali o comunque a lavorare sul tessuto sociale delle comunità con le quali avevo a che fare, o che per mia indole sono molto più interessata all'arte che si occupa di politica e di social issues piuttosto che di, non so, decorativismo. Non dico che tutti dobbiamo fare arte politica, ma posizionarci sì, cioè dire, per esempio, se ha tanta paura, io lo vedo anche nei social, lo vedo e me ne distanzio tantissimo, diciamo, culturalmente, teoricamente, ma anche emotivamente, che non c'è assolutamente la libertà, ma questa libertà te la crei tu, di dire, ma io sono d'accordo invece con quella cosa lì, perché si teme tantissimo il giudizio del sistema. Allora tu non vuoi dire quella cosa perché hai paura che poi non ti chiamano per fare le mostre, cioè è così banale. Ma è veramente così banale. E infatti vedo un silenzio totale anche nei dibattiti, a volte anche molto miseri, devo dire, che leggi su Facebook o sui social, sono di bassissimo livello, per carità, però comunque una forma di comunicazione, e comunque non ci vedi quasi mai un artista che ci mette la faccia. Quindi come vuoi che l'artista che si nasconde dietro, diciamo, allo screen, no? Come vuoi che lo faccia con il proprio lavoro? Cioè è veramente una codardia incredibile e un voler aspettare di vedere dove va la corrente. Ma se non ci tocca la vita personalmente, come può essere interessante l'arte che facciamo? Cioè tu puoi essere anche un pittore bravissimo che dipinge fiori. Guarda, voglio fare l'esempio proprio più strano e possibile, ma come essere umano, come cittadino, devi posizionarti, non puoi nasconderti e non dire no, a me questo non mi sta bene. Lo puoi fare con la tua arte, lo puoi fare col tuo mestiere come lo fanno altri, lo puoi fare nei dibattiti, lo puoi fare in tanti modi. Non devi cominciare a disegnare, cioè voglio essere molto banale nell'esempio, però non è disegnando cose che si sono viste molto, per esempio a Manifesta, non è disegnando e facendo il progetto una tantum, quindi una volta sola, con il rifugiato X che trovi in Sicilia e poi fregandotene completamente della problematica enorme, che in questo modo disegni barchette, disegni i gommoni e sei diventato automaticamente una persona che ha ragionato sul tema. Cioè anche questo, avere una piccola visibilità e utilizzarla per dire anche io l'ho fatto, ma poi non ha un seguimento né nella tua vita sociale né nella tua vita politica, che forse non esiste nemmeno, e né tantomeno nella tua professione, questo io lo trovo gravissimo. Però lo motivo, cerco di motivarlo, cerco di comprenderlo. Io so che quando scrivo una cosa scomoda vengo attaccata da professionisti dell'arte, ma probabilmente ho una sicurezza e forse una forza come artista che mi concede di non preoccuparmene. Allora capisco che magari non può essere così per tutti, e chi è ancora più establishment di me, che ovviamente ce ne sono migliaia più establishment di me, ha ancora più coraggio e se ne frega fondamentalmente, quindi si sente molto libero e libera di parlare. Se cominciamo ad aver paura anche di perdere la nostra piccola fetta di torta, allora cioè, siamo proprio vili, abbiamo proprio perso, abbiamo veramente perso. Però è una paura reale, Marinella, perché la torta è così piccola oggi in Italia per chi si occupa d'arte, non solo gli artisti ma anche chi fa curatela, che è una paura reale, perché se ti perdi anche quella briciola significa talvolta perdere magari un'economia che ti serve per sopravvivere. Certamente, infatti io ho esordito difendendo, cioè dando delle ragioni a questo, e so bene
ci sono stati tanti anni in cui quella briciola faceva molto comodo anche a me. Però lì devi chiederti che persona vuoi essere, sai? E tristemente a volte, a parte che il mondo dell'arte non inizia e non finisce in Italia, e questo è qualcosa che vorrei proprio lanciare come messaggio, o non finisce, non inizia e non finisce nella cerchia dei tuoi amici, non è così, o dei tuoi conoscenti, non è così. Però è veramente che persona vuoi essere. Quando io ho cominciato a fare progetti partecipativi nel lontano 2006, tu pensi che qualcuno credesse in me? Tu pensi che andare da un direttore di museo, da un curatore che magari mi conosceva per il mio passato come videoartista, io avendo studiato cinema, quindi avevo una discreta visibilità soprattutto con la produzione video. Quando poi nel 2006 l'incubatrice, perché io stavo incubando, no, questa, anche fare film e video, ma con questa modalità, tu pensi sia stato facile? Tu non sai quante volte curatori che adesso mi chiamano e con i quali lavoro o non lavoro a seconda dei desideri, tu pensi che quante volte io mi sia sentita dire, ma anche in occasione del premio Maxi o di grandi kermesse straniere, sempre pubblicizzate pochissimo in Italia, ma questa non è arte, dov'è l'opera d'arte? Cioè, sono sofferenze che ti porti addosso e anche paure di scomparire, di non essere più chiamata da nessuno. Io ce le avevo queste paure, però era più forte probabilmente la testardaggine di farle. Non credo di essere un eroe per aver continuato, ma sono andata a fare altri lavori, sì. Cioè, mi sono guadagnata il pane in un altro modo, ma non ho permesso al flusso di inglobarmi. Era difficile convincere un curatore che creare un video o una performance o un'opera, un'operetta o qualunque formato, anche perché ho cominciato a viaggiare tra i formati, la coreografia è solo uno di quelli, no? Formati, linguaggi, tutto. E dire, ma di che parlerà il video? E tu dire, non lo so, lo scriveranno le persone. E chi lo scriverà? Non professionisti. Ma tu sei matta? Cioè, noi non sapremo fino all'ultimo che cosa accadrà? No, noi lo sapremo, accadrà che ci sarà un gathering di persone, che è un atto politico e sociale di per sé fortissimo, che la comunità sarà coinvolta, che tantissime persone verranno, quindi tu già lo sai che cosa accade, no? È il prodotto finito, quello che volevano sapere. E guadagnarmi quella fiducia, che adesso invece viaggia da sola, per cui mi chiamano direttamente British Council, cioè neanche passo più per i musei a volte, cioè ci sono voluti 15 anni, non lo so, se non hai coraggio tu che vuoi fare l'artista, chi potrà averlo? Cioè io mi chiedo, cioè siamo così privilegiati nel fare una cosa che può diventare un mestiere, che è bellissima, ferocissima a volte, perché il sistema a volte è feroce, ma è anche un grande privilegio. Mi piace sempre dire e rafforzare che io vengo dalla working class e questo mi ha dato la forza anche di dare molto peso e onore al lavoro di qualunque tipo fosse. Non è un caso che mi piace molto lavorare con minatori, con operai, cioè l'ultima mostra che ho aperto in Sicilia è con Ezzezzi, cioè un gruppo operaio di quella che fu la Alfa Sud di Pomigliano d'Arco, che hanno fatto lotta politica per anni, ma che erano e sono grandissimi musicisti, quindi hanno deciso di farla, cosa che a me mi eccitano e mi danno proprio il senso della mia vita e la gioia più grande quando vedo che la lotta è fatta attraverso il linguaggio dell'arte, no? Quindi sì, hai ragione, hanno tutti ragione, però ripeto, devi decidere che persona vuoi essere. Io penso al carissimo, purtroppo, che ci ha lasciati Tim Rollins, non penso fosse facile per lui andare nelle scuole degli anni 80 del Bronx e fare quel tipo di pratica che lui faceva e che poi è continuata, tant'è vero che la bontà dei progetti poi si vede nel fatto che diventano longevi e i KOS, i Kid of Survival, sono
fortissimi e sono sparsi in tutto il territorio statunitense. Conosco tanti colleghi miei che non hanno avuto la vita facile, ma che hanno perseverato in quello che consideravano fosse giusto. E, sì, è un rischio. Ci sta pure che per qualche mese devi andare a fare un altro lavoro, ma almeno sai chi sei, no? O ti costruisci, perché ecco, questa è la cosa. Ti ringrazio Marinella, io direi che questa focus su di te ci dice molto riguardo alla tua persona e a quello che fai e al tuo approccio all'arte.